Ci siamo. Cavalli in pista. Il tempo questa volta dovrebbe fare salvare il palio. Il canapo l'hanno già tirato. Vediamo Coro, Seppi Zeddi, detto Cingillo, Castello, Sanna, Carlo Sanna, detto Brigante, giallo e blu, vedete lì, Borgo, avversario di Castello, Walter Puscetto, detto Pichino, e bianco e nero, ma si vede meglio il bianco, è Poltaia, con Silvano Mulas, detto Voglio. Ieri sera è stato interrotto perché era buio, il regolamento non contempla le luci, c'è stata qualche discussione con il mossiere, qualcuno non ha avuto le volte, non ha avuto molte, c'è stata qualche discussione, poi Bertolotti è regolarmente al suo posto e la mossa non è facile questa vita. Come ho scritto, questi sono accoppiati gli avversari, praticamente Castello che vedete al primo posto con Sanna è l'avversaria di Borgo e si è alleata con Coro. Lo sto mandando in diretta io. Coro, no. Che è, appunto, scusate, avevo interrotto perché non vedevano. Allora, praticamente le avversarie di Borgo, che è giallo e blu, che vedete, un Puscetto, è Carlo Sanna in Castello di Accanto. Voltaia, ve lo piango, Silvano Mulas è l'avversaria di Coro. Coro e Castello si sono messi d'accordo e si sono messi d'accordo anche Voltaia e Borgo per compensare. Quindi strategia in quattro, gli avversari, i nemici si sono uniti praticamente. Quindi speriamo stasera, vediamo. Li vediamo partire. È diretta, ci dovrebbe essere. Vedo dalla mia spia, sono contento. Poi ho detto che mi organizzerò anche la telecamerina, ma sarà facile trovare quella che mi va bene in questa cosa. Cominciato ora. Questo, con questo video si vede parecchio meglio, con l'altro tablet avremo ambientina, anche qui si vede meglio perché la pista è tutta aperta, dentro non c'è nessuno. E allora, facciamo la roba. Castello al primo posto, accanto c'è il Borgo, quindi Voltaia o Mulas per la bianca, e Coro con Zeddi per la oro. Si vede che le serie meglio dell'oro, quindi vi aiuto con questo. Di oro e Bordeaux. Bordeaux Castello. Il Bordeaux è. Ci hanno provato. Perché Coro, a partire di Voltaia e Bordeaux. Ce l'hanno con sé. E lui dà la rincorsa. Tanto anche se non c'è, c'è la rincorsa. Non c'è niente da fare. Che se lo 4, 3 o 20, la rincorsa c'è sempre, anche se non c'è. Uno che la dà. Sarebbe quasi 20, se almeno risolvi il problema. Qualche scienziato la vorrebbe levare a Siena, così partiamo fra l'anno con morto. Beh, mi dicono che la diretta si vede bene, chi non ha Ustream lo deve scaricare, è gratis, se avete telefonino Android c'è la formula, una specie di app, basta cercarla.
Ustream è l'unica possibilità, gli dà la possibilità di acquistare. Mette poi della sua pubblicità logica, perché per niente non fa niente nessuno, non ti fa spendere niente, mette a volte la pubblicità, bisogna aspettare, avere la pazienza di aspettare per minuto e poi viene tutto. Non è mia la pubblicità, non la metterei mai personalmente. L'ho messa solo perché mi aiuta poi a potermi muovere, a poter prendere attrezzatura per dare la possibilità a voi, non ci siete, di vedere i pali che vi interessano, le corse che vi interessano. E ringrazio gli sponsor che ho messo perché mi danno questa possibilità. A me e a voi. Castello Cinque avanti c'è Castello Onzanna, sono a righe verde e rosse, dietro a lui c'è Voltaia Bianco con Cuscetto, con, scusatemi, con Mulas, e dietro c'è Borgo giallo e blu, che è De Borgo Cuscetto, accanto a lui Toro Onzetti, ora è andato giù a curare anche lui dietro Cuscetto per i movimenti di coro. Ripeto, palesemente c'è un'intesa fra Sanna e Zette, cioè Castello e Coro, e l'altra intesa c'è fra Borgo e Voltaia, che sono le rispettive nemiche degli altri due. Ora, non è facile. E lì nel centro del canapo c'è Castello con Sanna. Voltaia chiude la strada a Coro, sono le mie. Ne vedremo delle vere. È un po'. Io uno detto, tu di me. E fino a che non c'è l'impressione che siamo dritti. Castello Borgo. Più svelto e più l'attimo. Girato Borgo con Cuscetto, giallo e blu, ve lo ripeto, bianco, nero e Voltaia, io bianco perché lo vedete meglio, e il color oro è Bordeaux, il coro con Z, e questo a righe rosso e verde. Castello con Carlo Sanna. Una questione di un attimo, la sentenza è volta a Mula, se lo sta curando. Buoni, buoni, gira cavalli, vuoi fare uscire. Ma si girano tutti e due. No, così non parte da Cavallo sotto, Castello passa, Castello e Sanna, non so se sentite la voce del consigliere. Cavallo, gira cavalli, forza. Corri lì. Castello passa, di Castello molto forte. Si è lunga anche stasera. Coro, Voltaia, forza. Non è facile, Borgo. Ci mettono una rincorsa, piano, non ci danno mai. La vista è ottima nonostante l'acqua, è perfetta, forse un po' più pesante. Borgo, Castello, calma. C'è un po' di discussioni tra Borgo e Castello, e sono rivali. Piano,
Tanti Dio viene a cena, non è vero. Cena a sera. Si trovano incontrati a piazzare. Non succede niente, non è successo nulla se non un chiarimento di posizioni, dai. Coro di toro, stelle di forza, È quell'attimo che so tutti e quattro dritti, quello la prende. C'è un po' di minacce tra Borgo e Castello. Ora c'è Voltaia e Coro e discutono un po' con i loro cavalli, si guardano negli occhi. Stasera sono un po' più caldi di ieri, come mai? Ora se non si gira, così non partirai mai. Si stanno curando. E Zeddy cerca il pertugio giusto nell'attimo giusto, è mica facile. Ragazzi, prendiamo la seconda busta. Cambiano busta, ora c'è un po' di discussione tra Zeddy e Mulas. C'è un po' di discussione tra Borgo e Castello. Vabbè, questo è palio, non è niente, e non succede niente, non facciamo, sta guardando le scene, ammonisce il mossiere. C'è un po' di scaramucce, se no non sarebbe palio, il palio è questo. Anche se più a Castagnare, la discussione è ammessa. Borgo e Castello, una munizione per uno. Hanno preso la munizione per uno, Borgo e Castello. Facci vedere, senti, senti. Cielo per ora è buono, anche se in lontananza c'è qualche nuvola. Castello Borgo. Cominciamo. Castello Borgo. Allora, qualche frustata, non ci so. C'hanno il colpetto, non ci sono fatti niente. Cominciamo. Castello gira. Castello gira,
Non c'è Borgo, al più forse ci avesse il Castello. Castello, allora, andiamo dietro. Castello, vieni sotto. Piano. Castello. Castello al primo, Borgo al secondo, terzo Voltaia e quarto Oro. Adesso è questo. Sono gli stalli. È lunga anche stasera. Sono belle. Tutti 15 minuti e sono via, anche 20. Il castello è partono sempre Borgo e Voltaia. Questo è il castello e lo ritrovo nel pezzo, e ora sono sempre partiti Borgo e Voltaia. La munizione anche a coro. Spugnatina un po' cavalli, una spugnatina e si riparte. Cana così attirato. Piccolo, che si è mezzo muso. Ieri hanno un po' discusso sul mussiere a chi non trae olio. Quello è il palio. Gli stemmi è il simbolo del comune di Piancastagnano. E si riparte. Si riprova a partire. Dopo 20 minuti, 18, 20 minuti, già 20 minuti, però ci sono qualche attimo dopo. Vedo una situazione intorno. Piano, no, si sposta. Ancora oro ieri, la provata dello steccato. Quando avete portato il ritmo, si è girato. Il capito, l'avete messo bene. Castello torna al suo posto. Piano.
sempre lui il Castagnozzo, sempre il Suarez. La storia dovrebbe stare al primo posto. Forza, prendiamo posizione, bordo basso, castello basso, piano. La volta è girata. Diciamo che è una guerra psicologica, via. Vediamo. E alla fine. Bordo riscendi, castello, scendi con bordo. Bordo non uscire, piano ragazzi, bordo gira, scendi, bordo torna sotto, no, cerco di anticipare lo Zete. Tanto è che questo ballo viene condannato di Astello. Quella ancora per il ballo. L'ha fermato. Ragazzi, è forte questa casa. Braccia forti, ci ha messo un giro perché gli ha dato frustate. Vediamo se riusciamo a trovare una sistemazione anche con il camera. Non c'è l'idea. Il più basso non posso andare perché. Paolo, la prossima volta rimani al palo. Non te lo ripeto più. Non ho capito. Anche troppo tempo. Se si vuole si parte. La prossima volta si rimane al palo. La prossima volta si rimane al palo. E ora Piccolotti ha dato l'ultimatum a Zete, a Coro. Ha detto. A questo punto se non parti ti lascio lì. E questa forse sarà l'unica cosa che metterà Coro in condizioni di avere un altro atteggiamento, perché mi sa che questa volta se no Piccolotti ce lo lascia davvero. No. Borgo torna sotto. Borgo torna sotto. Forza. Calma. Castello vicino. Borgo sta lì. Volta. Piano. Eccoli. Partiti. Fa testa voltaia. E testa voltaia. Se Borgo è dentro. Se Borgo è dentro. Si prova Coro a venire sempre avanti. Borgo. Voltaia e Coro si vanno per il bacio, Zete chiuso dietro da Borgo, primo giro avanti Borgo, secondo Coro, terzo Voltaia che gli fa un grande cavallo sulla curva e ultimo è Castello con Zete, con Sanna scusate, ancora Borgo avanti. Terzo e Coro che si curano con Voltaia. Zete para Voltaia e adesso viene al di dentro e sempre avanti Borgo, questo è il terzo, la fine del terzo giro, avanti Borgo e lunga vista, secondo è Coro, terzo Voltaia.
Carlo Sanna e con Castello in fondo senza più storia. Ancora avanti Pusceddu in Borgo, secondo Coro, finisce il quarto giro e pare ormai Borgo non abbia più nessun problema e Pusceddu, mentre viene forte la Voltaia, ci prova e saluta Pusceddu che va a vincere l'arrivo e dall'altra parte vive delle storie, vince quindi Borgo con Pusceddu. Primo Borgo, secondi appaiati per gli amici Voltaia e Coro. Eccolo lì il dominatore, lo chiamerei, di questi pali è Walter Pusceddu, che li sta vincendo veramente tutti. Una lunga mossa durata questa volta circa 20 minuti, meno lunga, via. Ieri sera è stato un problema, ecco Luzio Traioli in campo. E batte Pusceddu, ha vinto il palio di Castel del Piano, di Pian Castagnaio, perdonatemi. Tutto il popolo, io non so se ci sarà qualche discorso da contrario, lo vedo abbastanza caldo. Cavallo di Vicoro di Castello ha proprio ceduto di netto, vedete, oltre ai Oli Castello portano via Sanna, ha vinto l'avversaria. Coro è lì con Zed, ci ha provato Zed. Questo è il cavallo di Astelle, proprio dopo Lucidi è completamente ceduto. Sanna a fondo ha provato anche a fermare in qualche modo Pusceddu proprio sul palo, ma era una cosa completamente inutile. E batte Pusceddu, vince il palio di Pian Castagnaio dopo un rinvio dovuto all'oscurità, perché sono stati in partenza 1:40, la corsa è cominciata più tardi, invece alle 19, alle 19:30 ieri, perché c'è stata una bufera d'acqua. La pista, hanno fatto complimenti agli organizzatori di Pian Castagnaio perché è veramente perfetta. Questi sono un traiori di Coro, la contrada di Zetti, che stanno andando via, portando via il cavallo, tutto regolare, tutto bene, i festeggiamenti di Borgo, che dopo andremo a intervistare e ve le manderò dopo per via, le troverete sugli stream, poi ve le metterò per chi non le vede anche il palio. Bene, lo chiudo, questi sono la contrada a Borgo, batte Pusceddu del Tupichino che vince il palio di Pian Castagnaio 2015-19 d'agosto al 6-18. Questo è il cavallo vincitore, è il cavallo che montava, lo ricordo, Andrea Mari al palio di Legnano, un bel cavallo, galoppa veramente, invece il calare ha aumentato a fondo, quindi cavallo perfetto per questo, veloce e con fondo. Complimenti a Bichino, complimenti alla contrada di Borgo, che vedete sta festeggiando con il suo palio. Sarà contento il mio amico Marco Conti, che vedete qui perché è della contrada di Borgo. Questi ve li faccio vedere, sono delle idee, l'hanno mandato in diretta per la Toscana questo palio. Io sono arrivato più lontano, quindi grazie, vi lascio con le immagini di Borgo e il suo palio e arrivederci un altro anno da Pian Castagnaio per il palio, ma dopo avrete tutte, vi manderò tutti i festeggiamenti, la cena, le interviste come faccio di solito. Grazie, a più tardi.